queste magliette con i personaggi dei fumetti e non, tipici giapponesi. Io ho questa qua, di Shiba o gli Akita, volendo, dipende dalle dimensioni. Ciao, qui stiamo appunto alla fiera, è una giornata bella incasinata. Siamo però nella zona del Giappone. Prefigo, esatto, c'è la zona Giappone, ci sono un sacco di cose fighe. Adesso vedete la nostra faccia perché è la cosa più bella che potete vedere per ora. Adesso vi facciamo vedere anche il resto, cliccando sullo spettacolare dato che c'è sul telefono che permette di girare la videocamera, che però non so se funziona. Sì, funziona, proviamo. Vediamo se va. Mi sa che va. Ok, allora qui già potete vedere una tipica bancarella di tipica oggettistica giapponese. Le bambole, le kokeshi, quelle cose lì che servono a fare gli zombie. Sai quando fai uno zombie cinese c'ha la pergamena in testa, quella sarà una di quelle cose lì. Qua c'è appunto il cartello Giappone, c'è un po' di roba. La fiera è molto bella. Guardate questi gattini porta fortuna e guardate i mini porta fortuna, guardateli, sono fantastici. Esatto, queste, se non ricordo male, sono le carpe koi che vengono allestite per la festa dei bambini, se non ricordo male. Credo che col vento, esatto, si innalzano e sono belle, da tipo degli specie di aquiloni. Gatti, e guardate chi c'è sotto, Totoro. Bon, adesso ci sposteremo. Io volevo farvi notare questo negozio con queste, sembrano seggioline, con questi coniglietti dai culoni rotondi. Guardate che belli. Vedete, questo è un tipico esempio di oggetti di design. Di per loro sembrerebbero delle cagate. Giusto. Però la forma, il design minimalista e soprattutto il prezzo. Da collezione. Esatto. Sono molto costosi. Questi sono esempi, sono come quegli orsetti che ci trovate dipinti dai vari artisti. Guardate cosa c'è qua. Vedete? Tipica arte minima. Però è bella, cioè alzo perché sta roba. Costa quasi 500 euro. Porca miseria, sono puffosi. Però piccolino 108. Ci sta perché è al 40%. Ci sta perché è anche piccolino. Esatto. Mi chiedo come mai siano così scontati, cioè visto che ne comprano così tanti, spero che abbiano scontato. Siamo in Europa, esattamente in Spagna. Mercatini di Natale. Entriamo nel villaggio. Benvenuti.